Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi, come state? Tutto bene? Ho appena aggiornato il mio angolo di successi, se così li possiamo chiamare. Finalmente un piccolo oro splendente, tante di legno, non lo so, cosa faccio? Le devo togliere alcune? Lasciamo la storia. Iniziano ad essere un pochino troppo intasate, dovrei aggiungerne... Magari compro un altro cosino. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, raga, siamo a 4 giorni dal mondiale IBA. Voleremo in Olanda. Come avevo detto inizio stagione, quest'anno la mia intenzione era di fare delle gare internazionali e per fortuna sono riuscito a qualificarmi. Farò sia Classic Physique che Bodybuilding. Oggi abbiamo fatto tutto, abbiamo preso i voli, 200 euro. Accommodation 230 euro, pagato le gare 340 euro, ho pagato il TAN 110 euro e è un investimento perché voglio portarvi con me in questo percorso, raccontarvi, fare delle esperienze. Andrò con la Reps che adesso mi sta registrando e quindi dai, anche queste sono piccole esperienze che ci uniscono e a me piace. Sarò solo con lei, dovrò pagare altri 60 euro di accompagnatore, cash. Scusate se il video della gara è stato un pochino così, un pochino scombussolato, però il Pinus purtroppo è bravo in altre cose, a farmi stare bene, a tenermi focalizzato, però magari sul lato contenuto era un pochino meno, però sono rimasto contento. Ovviamente, come ho detto nello scorso video, c'è un pochino quella pecca del Classic Physique, però adesso ho qualcosa in più per dare il meglio e battere i miei avversari nel nazionale. E raga, è una cosa che per me è così. Scusate se sono fatto così, se vi turbo, però facciamo uno sport che siamo da soli, quindi non posso avere amici, cioè ho amici che fanno questa stessa cosa, però sul palco è ovvio che io voglia battere tutti. È ovvio che anche fuori dal palco ci sia questa sorta di competizione e mi sembra anche alquanto scontato. Poi a me... sono nato nel calcio era diverso perché era la squadra che vinceva, mi piace di più ovviamente vincere di squadra e infatti se facciamo delle robe totalmente diverse non mi interessa se vinci o meno, anzi sono contento per te, però se facciamo la stessa cosa e ci dobbiamo più o meno scontrare è ovvio che ci sarà quell'agonismo sano. Ovviamente mai farei un qualcosa di negativo a una persona, però l'obiettivo mio è sempre quello di vincere, quindi ora farò di tutto per continuare questa preparazione che sta andando al meglio. Sto bene, oggi ho raggiunto anche il peso più basso di sempre, di 99.7 kg. In Olanda porteremo una condizione ancora migliore, più duri, e pian piano la condizione sarà sempre meglio. La gara in Olanda poi detterà una sorta di stop, perché mi prenderò qualche giorno di relax, magari non tutti insieme, però mi prenderò una cena con la Reps, il mio compleanno, tutte piccole cose che comunque mi daranno quell'energia in più. Sono molto contento perché sta andando tutto bene. Prima ho fatto del sesso fantastico con la Reps, quindi anche sotto va tutto bene. Ma dai, qua lo devi tagliare. No, non taglio. Sì, Nick, tieni tutto. La preparazione sta andando bene perché sto mangiando un sacco, mi sento duro, mi sento granitico, poi anche il fatto di aver scoperto il bodybuilding è tanta roba e quindi magari cambierò, non lo so ancora, però sono fiducioso di questo percorso. Quindi ora iniziamo il workout, oggi faccio gambe, domani push, dopodomani pull, giovedì rest, fat loading, che saremo in viaggio, venerdì gara. Giovedì ci saranno le registrazioni, quindi il vlog durerà da qui a mercoledì e poi giovedì vi porterò con me in questa fantastica esperienza, la prima gara all'estero. Sì, ho fatto magari dei mondiali, degli europei in Italia, però all'estero non ci sono mai andato, quindi sono gasato. Dai raga, come al solito lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se volete contenuti di questo tipo, supportatemi perché cerco veramente di portarvi sempre il top che posso fare, investo tutto quello che entra in questo perché è bello, sono felice di fare tutto questo, dell'abbigliamento, del mio percorso agonistico, quindi mi sembra anche giusto dare tutto per portare una qualità sempre superiore. Vi ricordo semplicemente che amo il mio brand di abbigliamento. Qua c'ho il Classic Shorts e la Dragon's Gym. Anzi, guardate qua, non ci ho mai avuto le vene. Madonna, ma questa? Oh, bro!
Questo è il testosterone che è uscito fuori. Ah, mamma mia, raga, guardate, questa non ce l'ho mai avuta. No, 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 hell no, no, no. Intro e poi partiamo. Sarà una settimana importante, relax, anche se persone mi hanno fatto incazzare, però subito dopo è arrivata una notizia fantastica. Saudage, no stress, Hakuna Matata. Let's get it. Andiamo in Olanda, guys. Oggi facciamo qualcosa di semplice. Facciamo hack squat, stacco gambe semitese, pressa, leg curl, leg extension, hip thrust e poi o step down o hip throw. Quindi un lavoro in accosciata, estensione d'anca, poi facendo le macchine, lavoriamo leggeri, niente cedimento. Qua faccio 5, 4 serie da 5, contrazioni di qualità, connessione mente-muscolo e non ricerchiamo altro. Non andiamo ad infiammare eccessivamente perché poi non andiamo, ho fatto polpacci prima, non dobbiamo lavorare troppo pesantemente perché poi siamo fatti. Quindi già anche lo squat l'ho sostituito, ho messo questa, cioè differenza, più si va oltre, più sento la tensione, più sento la stanchezza, diciamo, e più cambio l'allenamento. Anche Emiliano mi ha detto vai tranquillo, fai quello che vuoi e basta. Quindi vedrete degli esercizi molto semplici. Fa veramente molto caldo qua in studio. Acquistate i classic shorts che sono il top per allenarvi. L'obiettivo è la contrazione. Facciamo vedere così belli scostumati con uno step down. Bello. Quando sarà bello visibile sta gamba, ragazzi, sarà imbattibile. Ne sono certo. Oh, cazzo, è un prosciutto. Oh. Oh. Ragazzi, è tosta. Guardate come è cambiata la faccia. Gliel'ho dato talmente bene che si è rinvigorita. Tocca, fai vedere, zoom. Io non ho mai avuto la pelle così. È un po' spessa qua. Mi sento grasso. È un problema? Sì. Poi vedete? C'è ancora sto pezzo di grasso. Lo odio. Appena perdo sto... E qua appena la perdo... Appena lo... Qua devo perdere. C'ho ancora qua e qua. Queste sono le mie zone. Mi sento bene, ragazzi. Sto bene. E ovviamente post workout. Creatina FSC. Mi sto adorando. Cioè, cazzo, è bello, amo. Sono contento di dove sono arrivato. Cioè, tanta roba, 99 punto qualcosa chili, essere in questa condizione, essendo molto alto, secondo me, è un bel piccolo successo. Sono contento e condivido con i miei amici che mi guardano sempre su YouTube e mi supportano. Agli haters invece gli dico, Afra, guarda questo spacchetto e sognatelo. E già, non penso proprio, guarda qua, guarda qua! Tutti bla bla, quelli che rompono sono dei bla bla. Ed eccoci qua. Ragazzi, buongiorno, martedì. Oggi è il giorno del secondo workout. Quando sono in questi periodi, ciò che scandisce la settimana è l'allenamento che devo fare. Però prima di questo altre mille cose da sistemare. Devo far partire una trentina di spedizioni del nuovo drop. E se non avete ancora fatto un ordine, mi raccomando, fatelo. Col codice sconto PAPI recupererete un 10% di sconto. Qui ci sono tutte le cose del nuovo drop. Qui c'è un po' di magazzino vecchio. Ho fatto questa zona in modo tale da poter fare le scatole senza
senza piegarmi eccessivamente, cioè pian piano sto cercando sempre di più di cercare il mio modo di lavoro più consono, che mi faccia faticare meno. Ovviamente ci sono tante cose da sistemare, anche il fatto che ho deciso di fare i pack senza plastiche, senza niente. E dovrò stare più attento a conservare il materiale perché non si devono impolverare i capi. Ho deciso di fare questa cosa, non metto né cartellini né plastiche, perché tanto sono tutte cose che voi prendete e buttate, quindi non ha senso averle. Che tutti quelli lì con le zippettine, è un costo per me inutile e soprattutto un costo ambientale inutile, anche se è tutta roba riciclata. Comunque ci sono costi energetici che possono essere benissimo eliminati, semplicemente una cosa vostra per vedere il pack, lo spacchettamento. Ovviamente da parte mia devo trovare un modo migliore per darvi e garantirvi una sensazione di unboxing migliore. Detto questo, non guardiamo il lato negativo della situazione. Qua ho il nuovo contratto di Foodspring, abbiamo prolungato per un anno la nostra collaborazione, è un 1+1 e questa cosa mi rende molto felice e rilassato. Devo dire che quest'anno mi sono un pochino, fino a dicembre più o meno, rilassato a livello di contenuti, diciamo l'anno scorso, perché mi ero adagiato pensando di essere arrivato. Però in quest'ultimo periodo ho ritrovato entusiasmo nel fare contenuti grazie all'aiuto di Nick, di Brian, di tutte le persone che mi stanno intorno, anche col fatto di aver pagato l'ultima rata della casa, dell'acconto, mi permette di essere molto più libero a livello mentale di ora spingere ancora di più sull'acceleratore per quanto riguarda i contenuti. Una piccola cosa che annuncerò oggi su Instagram è che purtroppo ho deciso di chiudere, cioè mi voglio concentrare sulle cose che ritengo più opportune, e ad oggi le cose che mi rendono più felice sono l'abbigliamento, per quanto sia attualmente un'operazione che non mi porta a profitto, è quello che mi rende più felice perché creare un qualcosa mi piace, e l'allenamento, quindi la parte di essere atleta. Tutto il resto lo voglio eliminare. Per questo oggi su Instagram dirò ai vari ragazzi che annuncerò questa cosa, la sto annunciando a voi qui, anche che chiuderò il coaching online perché non, purtroppo ho ricevuto troppe delusioni, porti persone in gara, poi cambiano coach, quindi non si riesce a creare un percorso, ci sta, tante persone che segui non fanno quello che gli dicono, anzi sono sempre pronte a rinfacciarti che tu non fai abbastanza. Anche il percorso Natural Power è un qualcosa che al momento voglio lasciare da parte, perché sono tutte cose che non riesco a dedicarci il giusto pensiero. Non vanno male, ma non vanno nemmeno benissimo, e quindi anche avere un pensiero lì che devo pensare a come poterlo migliorare sono energie che mi vengono tolte. Quindi in questa fase voglio togliere per poi eventualmente migliorarmi dopo. Considerate che il coaching mi andava meglio quando facevo le schede a 50 euro, così da ragazzino. È pura follia. Purtroppo le persone vogliono pagare poco, ma non è questo il tipo di servizio che posso offrire ad oggi. Piuttosto in futuro, quando aprirò una palestra, preferisco fare le schede gratis, ma offrire una sorta di servizio alle persone che decideranno di venire da me ad allenarsi. Detto questo, raga, vedete, ci sono tantissime cose. Solitamente un atleta dovrebbe rilassarsi, non fare niente, cioè io oggi non avrei dovuto fare niente e stare a casa a riposarmi e a pensare solamente all'allenamento, però sono fatto così e dobbiamo ballare. E niente, dai, inizio a fare i pacchi e poi dopo ci alleniamo. Devo fare anche un reso, sono due cose da sistemare e basta. Per oggi è tutto. Ah, dovete una cosa. Scongeliamo anche i topini per Adone, che è da un po' che non mangia. Di sicuro sarà affamato il mio bambino. Comunque, la sapete una cosa, più mi avvicino alla gara di Amsti, più sale la stanchezza. Nel senso, nelle settimane precedenti non ho percepito più tanto la stanchezza, ora invece inizio a dire basta, non ho più voglia. Secondo me è tutta una questione mentale, perché anche se non ci penso, il corpo sa che dopo la gara ci sarà un momento di riposo, quindi inizia un pochino a rilassarsi, non c'è più quella tensione che ti tiene super attivo. Non lo so, fatto sta che adesso è importante a livello mentale riuscire a gestire tutto ciò che mi circonda e fare le cose nel miglior modo, senza farsi prendere dalle emozioni, senza farsi fregare dall'emotività, perché è una situazione veramente molto molto delicata. Bisogna stare attenti, bisogna essere focalizzati sugli obiettivi, senza farsi distrarre. Iniziamo. Questa è la situazione. Ovviamente la plastica c'è per dividere le varie taglie, non li mettere mai a terra così. Di là c'è tutto il resto. Sicuramente questa postazione mi permette di lavorare meglio. Bisogna stare molto attenti, cioè attenti. Sto cercando di essere delicato. Datemi un'idea su cosa posso inserire all'interno del pacco. Io volevo mettere degli adesivi, qualcosina, non so.
per rendere il tutto più carino. Voi direte, non metti le plastiche perché devi andare a mettere gli adesivi. Qua mettiamo pure il tracking. Vedete, al momento, raga, sono solo soletto. Supportatemi. Sembra tipo limosinare. Il mio piccolo mondo. Raga, non ci credo. Ci siamo quasi. Ho fatto tutti gli ordini. Mancano questi un pochino più belli pieni. Li facciamo insieme. Allora, qui abbiamo Classic Shorts L. OGUD S. Mamma mia, questa raga mi fa impazzire. Bellissima. Questa qua blu veramente. Muscle Tank Amocorp S. OG Tank Dragons. Cut Season bianca. Mamma mia, stupenda. Poi lo metto doppio perché non voglio che mi si rompa in fase di trasporto. Ho fatto fare dei preventivi per le buste, raga, follia, cioè follia. Sono io che ancora non ho quel volume di lavoro. Però in qualche modo bisogna sempre adeguarsi e trovare la soluzione. Infatti queste le ho prese da Amazon. Ah, che sollievo, ragazzi, che sollievo. Perché io a voi non vi posso deludere. Bello Campo Gagliano. Campo Gagliano, raga, c'è un ristorante Magnagallo incredibile. E ora riesco pure a pubblicare il video di YouTube. Sono veramente una persona brutta. Sono le 7 di sera e sto iniziando il workout. Domani veramente, raga, vi prometto e mi prometto che inizierò un orario decente. Oggi è stata una giornata veramente molto impegnativa. Domani mi alleno la mattina, poi stacco fino alla gara. Mi inizio a vedere magro. Chest day, penultimo allenamento prima del mondiale. Questi sono i momenti più difficili, cioè i più complessi, perché bisogna allenarsi poco, bene, cercare delle buone contrazioni senza andare a cedimento, senza infiammarsi troppo. Bisogna stare attenti perché in questa fase siamo molto delicati per tantissimi motivi. Quindi l'importante è non farsi prendere dalla smania di fare di più. Tanto ormai quello che doveva essere fatto l'abbiamo fatto. In questi ultimi giorni sento quasi un respiro più affannato. Scarico. Vediamo se si vede un po' di spallina. Vedete? Un pochino si vede qualcosa. Il problema è che sono troppo alto. Cioè, troppo alto. Sta uscendo finalmente il deltoide posteriore, però... mi piace questa sensazione di sentire bene il muscolo lavorare. Non so se mi avete mai visto in questa condizione, non lo so. A 99 kg. Discreto. Allenamento terminato. Oggi è stata una giornata molto molto intensa. Questa è la condizione. Diciamo che ho mangiato troppo presto. Presto, mi sono allenato troppo tardi. Ho mangiato alle 2 e ora sono le 9. Ci siamo. Voglio vedere, vi giuro, sono troppo curioso di vedere a ottobre. Non sono mai stato così. Così presso dalla gara, così condizionato, così duro, così pesante. Sono veramente molto molto fiducioso. Secondo me riusciremo anche a mangiare di più e far scendere ancora la massa grassa, perché sapete, col caldo e tutto sarò molto più attivo, quindi sarà una cosa ben diversa. Meno stress. E buona. Raga, io ora prendo la mia creatina, come al solito col codice TFSG. Ci vediamo domani, che domani facciamo un check. Al mattino a stomaco vuoto. Buongiorno raga, mercoledì, oggi peso di 99.45 kg. Le gambe mi sembrano ben tagliate. Quando è che mi arriveranno le striature sul gluteo? Le bramo.
Devo capire come riuscire a togliere questo grasso localizzato. È molto difficile perché tanto il grasso localizzato non si toglie. Però sento proprio che è qua, sto pezzettino qua. E questa parte qua dove si accumula il grasso, ce n'è anche un po' qua. Voi ovviamente pensate, ma questo qua è fuso, però ovviamente stiamo parlando di competizione estrema. Sono quelle le piccole cose da limare. Ora raga, mangio, perché la mattina appena mi sveglio non ho proprio energie. Faccio tipo due robe di posing e subito sono stanco. Però. Raga, ci siamo, ultimo giorno di workout, oggi back day. Guardate che bella canottina Ammocorp, come l'OG. Oggi vi faccio vedere un po' il back. Molto bene, iniziamo. Oggi dobbiamo fare, scusate, trazioni, T-bar, low row, iliac pull, il row presalta, face pull, bayesian e basta. Scusate se c'è un casino in giro, però non ho tempo di sistemare. Lunedì sistemiamo tutto con calma. Spero di essere abbastanza grosso per voi followers di YouTube. Ah! Probabilmente devo abbassare un pochino. Ok, dopo aver fatto l'iliac pulley facciamo un row per il centro schiena, quindi un row più alto, abbassiamo il peso. Mi sento scricchiolare. Per quanto sono vascolarizzato, raga. Potente. No, non vi faccio vedere che dopo. Ok, allenamento terminato. Siamo alla fine, mi sono bello spompo e non vedo l'ora di mangiarmi. Sono già fatto il mio shaker di proteine con 45 grammi di prote e uno scoop di creatina, quindi 5 grammi. E la condizione... Dai, spennatevi. Raga, ci siamo. Siamo giunti a questo primo step. Ora pausa. Mancano gli ultimi appuntamenti. Adesso la serie è solamente in discesa. Domani si parte, domani vloggerò tutto. Quindi non perdetevi assolutamente il prossimo video, che sarà tutta l'esperienza. Grazie a tutti del supporto, veramente. Mi raccomando, quello che potete fare voi è iscrivervi al canale e supportarmi in questo percorso, perché tra una cosa e l'altra veramente sono stati investiti tanti soldi. Non sono stati spesi, sono investiti, perché lo faccio per il canale, per me, per crescere, per portare contenuti e sono veramente felice di tutto questo. Questa non sarà la prima esperienza estera. Ho delle belle vibes, delle belle sensazioni, quindi vediamo. Io so di aver dato quasi tutto, forse avrei potuto dare qualcosina in più, non lo so. Questo me lo ricriminerò sempre. I risultati parlano chiaro. Questi sono 99.7 kg di massa, a un discreto tiraggio. Potremmo scendere ancora. Peccato che non mi si è scannato il gluteo. Sta però per arrivare, appena mi si scanna il gluteo, ciao belli. E niente. Guardatevi tutto il prossimo video, perché cercherò di portarvi con me al massimo. Non vedo l'ora di mangiarmi qualcosa di diverso. Sto già pensando a cosa mangiarmi poi. In questi ultimi giorni è un po' tosta, perché penso tanto al cibo. Ve lo dico sinceramente, ho una fame epica. Detto questo ragazzi, grazie mille di aver visualizzato questo video. Come al solito lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, seguitemi sul mio account Instagram @martorelli e vi ricordo che Ammo è il mio brand di abbigliamento e potete utilizzare il codice sconto PAPI per risparmiare il 10% su tutto. Come al solito, stay grossy and shredded also when we are going to compete. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao guys, e spero di portarvi qualcosa di buono nel prossimo video. Ciao.